Viene ricordata Eleonora d'Arborea per la sua grandezza di donna, di legislatrice e di capo di Stato, considerando che lei appartiene al XIV secolo, infatti era nata nel 1340, muore nel 1403, possiamo già prefigurarci quanto può essere stata grande la sua azione, in quanto era un periodo quello in cui il mondo era declinato esclusivamente al maschile. Quindi per lei mettersi a capo di un popolo, riportarlo dopo un evento terribile come era stato l'assassinio del fratello, riportarlo praticamente all'ordine, ma non con la guerra, non con le maniere forti, semplicemente con la persuasione, con la sua capacità politica, ma anche diplomatica, di convincere la gente. La sua fama è legata soprattutto alla Carta de Logu, che è, si può dire, una vera e propria Costituzione, un corpo di leggi scritte che per chiarezza e per immediatezza non ha niente, non trova eguali nel periodo cui lei appartiene e neanche in Europa. È un corpo di leggi, possiamo dire, in cui veramente trionfa la democrazia, in cui al centro di tutto c'è la persona umana e quindi il rispetto che si deve alla persona umana indipendentemente dal censo, dal sesso e dalla nazionalità. Sono tutti uguali. Alla legge è sottoposto anche il giudice, cioè il re, perché il giudicato, il regno si chiamava giudicato, giudicato d'Arborea. E non era così negli altri paesi d'Europa che erano sottoposti a un opprimente sistema feudale. Lei, donna e prima, diciamo, regina della storia, riesce invece a far sì, ecco, che tutti si rendano conto che è necessario conoscere le regole ed ubbidire alle regole, se si vuole progredire. E la sua eredità da chi è stata raccolta? Allora, purtroppo non ha avuto seguaci lei, cioè chi è succeduto a lei non è stato in grado di conservare quello che lei aveva fatto. Diciamo che lei, il suo sogno era quello di fare sarda la Sardegna, cioè una nazione unita con delle proprie istituzioni e che praticamente inizia con lei quel cammino che poi avrebbe portato i nostri eroi del Risorgimento a combattere per l'indipendenza e l'unità. Purtroppo però chi la seguì non fu alla sua stessa altezza, perché infatti il suo erede, perché lei era reggente veramente, reggente a nome del figlio Federico, che era un bambino quando suo fratello, che era giudice, fu ucciso. Quindi chiamano lei, però come reggente appunto a nome del figlio. Poi muore questo figlio quando aveva una decina d'anni, le succede al trono l'altro figlio Mariano, che era ancora più giovane, e il marito Brancaleone Doria non fu assolutamente in grado di conservare, ripeto, quello che lei aveva ottenuto in tanti anni. Purtroppo sappiamo tutti che poi nel 1420 gli aragonesi sconfissero gli Arborea e si impadronirono della Sardegna, e da quel momento in poi 300 anni di feudalesimo oppressivo, di isolamento, di povertà e tutto ciò che consegue appunto a questo feudalesimo così opprimente degli spagnoli.